Preghiamo. Donaci, Padre buono, il tuo Spirito, perché guidi ogni nostra azione e irradi sul cammino della Chiesa la luce di santità che rifulse in tutta la vita della Vergine Maria. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Fermiamoci un momento in silenzio e sostiamo per un breve esame di coscienza. Ascolta, Padre Santo, la nostra preghiera e ricolmaci della grazia dello Spirito, perché come Maria, la tutta santa, accogliamo in noi il Figlio tuo che viene a fare di noi il tuo regno, ora e per i secoli dei secoli. Entrate in città, salirono nel locale del piano superiore dove abitavano. Vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo ed Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti costoro attendevano costantemente con un cuor solo alla preghiera, con le donne e Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine ed essi stavano riuniti nello stesso luogo. D'improvviso vi fu dal cielo un rumore come all'irrompere di un vento impetuoso che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Apparvero ad essi delle lingue come di fuoco che si dividevano e che andavano a posarsi su ciascuno di essi. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava ad essi il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre buono, donaci il tuo spirito perché guidi ogni nostra azione e irradi sul cammino della Chiesa la luce di santità che rifulse in tutta la vita della Vergine Maria. Mantieni salda l'unità delle nostre famiglie, oggi tanto minacciate da ogni parte. Rendile focolari di serenità e di concordia, dove il dialogo paziente cancelli le difficoltà e i contrasti. Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi, madre di perdono e di riconciliazione. La Chiesa valorizzi e difenda il compito della famiglia con una pastorale che la renda effettivamente protagonista. Anche le famiglie nate al di fuori del sacramento abbiano la protezione e benedizione di Dio
per svolgere al meglio il loro compito. Insegnaci ad essere vicini soprattutto alle famiglie provate dalla malattia, dalla perdita del lavoro e dalle tensioni che le rendono fragili. Preghiamo.